Questo programma vi è presentato da anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Ma buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Vacanze. Oggi è una puntata molto particolare perché ho avuto il piacere di convocare con me molte persone che fanno turismo e che con me danno forza al programma, come qui Alessandro Martini, che è il rappresentante di Open Travel Network, dove è una delle network più importanti italiane dell'agenzia dei viaggi. Buongiorno Alessandro, benvenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno Luigi e grazie per avermi invitato alla tua trasmissione. Buongiorno a tutti. Ecco, poi c'è anche Alessio, lo sentirete fra un po', l'attore che fa gli spot e che vi invita a toccare con mano che cosa proponiamo, e c'è Alessandra, la nostra promoter invece per l'area del Lazio, che conoscerete poi ancora più in là. Dunque tanta gente, ma soprattutto il primo grande saluto va a tutte le agenzie del network Open Travel Network. Ciao ragazzi, ciao colleghi, oggi proprio avete il piacere di stare con me, ascoltare un po' quello che combiniamo e come siamo bravi a parlare di turismo alle persone, a farlo comprendere e soprattutto a farli scegliere cosa è meglio per loro, perché principalmente il nostro dovere è per le persone, perché devono star bene, perché le vacanze sono importanti, soprattutto è vero che è il nostro lavoro, ma sono le loro vacanze. Questa è una cosa che è al centro proprio degli obiettivi che voglio portare oggi in al centro proprio del programma. Ecco, questi saranno gli obiettivi che metteremo al centro di ogni nostra idea. E ancora poi durante il programma sentirete come sempre la nostra amica Costanza De Palma, la educatrice cinofila, che ci racconterà come relazionarci con i nostri amici a quattro zampe, argomento non indifferente anche per me. Anche Alessandra ha un cane, io ne ho due, una a quattro zampe e una a due, bisogna un attimo poi capire chi è. E però invito anche a chiamare allo 06 410 1680 oppure mandare un sms al 320 46 87 503 e una email a gianluigi@radioturismo.com. sarà veramente un piacere parlarvi di tutto. Ricordate che oggi si parla di Parigi, si parla del parco, si parla di divertirsi e soprattutto si parla di star bene. E come non si sta bene? Sulla spiaggia di On the Beach con Janeway. It's been a long time, baby. Yeah, all I want is you. That's right, it's pretty simple. Yeah. Tell me what you in the mood for. Lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. You feel tired, I lay you down on the white sand. Softly like grain of sand play between your toes. I touch you with my hands all over your body and soul. Just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go. When I stroke you slowly, tender, like a breeze, caress leaves, I'll make you surrender. Whisper sweet something, speed up your heartbeat, slow you down in the ocean before we go to sleep. Below the stars, with the wind against the chin, gentle as my fingertips on your skin. Set your mind free, let me be your guide. Don't need to reach for the stars, I'll bring you the sky. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you, from now and hereafter.
half key. Yes. Closing your eyes and tell me what it's like. Start to imagine how we're sitting on the top of the hill, watching a sunset with such a passion. Surrounded by a dozen of lakes, everything tastes sweet from the lemon to the grapes. I make it feel like a kid again, around the age of 7 and 8. With a playground like this, you don't mind having to wait. Later on, we can take a walk if you like to. Throughout the dawn, we can talk until the sky's blue. I show you what you want and give you what you need. Once we get this on, you don't want me to leave. No one can, no one ever will love you the way I do. It's just the way it is. I'm being honest, everything you ever wanted is in front of you now. Open your eyes and get up on it. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you from now and hereafter. After this, we've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you from now and hereafter. After this. Settimane bianche, crociere. Vorremmo dirvi tutto delle agenzie di viaggi Open Travel Network, ma è meglio se venite di persona. Viaggi in Europa, Polinesia. Basta, lascia perdere. Viaggi di nozze, giro del mondo. Basta, hanno capito. Caraibi. E basta, vengono loro. Vieni da Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Ribibbia. E già, noi vi aspettiamo qui a via Bartolo Longo 1, che è anche la zona della, la sede della radio, qui nella zona di Rebibbia, e potete anche partecipare con noi alla trasmissione, come sta facendo in questo momento Alessio, Alessandro Martini. La mattina loro in bocca, ma anch'io ogni tanto faccio qualche laps. Qualche lapis. Me lo abbraccio perché è un carissimo amico e mandiamo insieme un saluto, lo voglio mandare prima di tutto a Luana De Angelis di Abero Maturo, perché è stata la prima dei nostri colleghi a darci una mano, a credere in questo progetto di Radio Vacanze. Grazie Luana, grazie. Ciao. Tanto posso salutarla pure. Ma io. Sì, ciao, dai, Luana, un abbraccio da Alessandro, poi ci vediamo in convention. Allora, carissimi amici all'ascolto, per diciamo non addetti ai lavori di agenzie di viaggio, bisogna ricordare una cosa. Come succede in tanti altri settori dove si formano magari gruppi di acquisto, praticamente la stessa cosa. Molte agenzie di viaggio con l'era moderna si sono unite, messe insieme per avere una forza contrattuale maggiore e dare un servizio ancora più eccellente a chi si rivolge a loro. E Open Travel Network ha fatto questo. Sì, diciamo che comunque quella è la politica in generale un po' di tutti i network. Open Travel Network si distingue un po' dagli altri perché diciamo che mette in primo piano l'agenzia. Infatti noi non cambiamo nome dell'agenzia, l'agenzia di viaggio rimane tale con il suo nome, con la sua identità, e quindi rimane comunque indipendente, non soggetta comunque o obbligata a vendere questo piuttosto che quello. Altra cosa che interessa a OTN è quella di oltre che fornire offerta comunque alle agenzie, anche di creare domanda con varie iniziative che poi insomma le agenzie OTN conoscono bene. Se non le conoscono, le hanno comprese, facciamo conoscere noi. Esatto. Bene, una delle cose tante belle e carine sono i tour con l'Ape Calessino che facciamo insieme a Luana per Roma, cioè i nostri amici che vengono a trovarci, che possono programmare una bellissima gita magari la sera con l'Ape Calessino e andare anche a cena insieme. Questa è una delle forze dell'Unione che dà la programmazione e dà un servizio, perché l'obiettivo, non ci scordiamo che
le agenzie portano a casa la pagnotta facendo un buon servizio ai clienti, e dunque è giusto che si va in quella direzione, si dà una mano in quella direzione, e in quella direzione si fa il meglio che si può dare alle persone. Questo lo potete anche richiedere attraverso email a gianluigi@radioturismo.com. Vorrei fare questo su Roma, che ne dici? Poi vi faremo sentire anche cosa stiamo combinando. La cosa bella è che comunque all'interno del network, da nord a sud, ci sono molte agenzie che non fanno solamente outgoing, ma che comunque fanno prodotto, quindi esatto. Insomma, in base alla territorialità, dall'Umbria, quindi che ne so, Assisi, Firenze, ecco, c'è una nuova agenzia che è entrata nel network. E dove sta? Sta proprio a Firenze. Oh, che bello! Questa agenzia organizza matrimoni, diciamo, a Firenze, in location particolari. Allora a posto, l'abbiniamo al prodotto Cuore e Coccole. Dunque, carissimi amici all'ascolto, se siete interessati a sposarvi con una bellissima persona che avete scelto, e magari vi trovate nella zona della Toscana, chiamate appunto Radio Vacanze, Gianluigi al 320 46 87 503. Sarò ben felice di darvi l'indirizzo di questa collega, che sicuramente potrà dare una differenza al vostro matrimonio. È proprio in fase di matrimonio, che è molto carina, vi faccio ascoltare una di quelle canzoni bellissime che andava di moda negli anni 80, quando ci siamo un po' tutti innamorati del vivere, dello star bene, del conoscere poi la persona con cui passare la nostra vita insieme. Allora, amici, e weekend romantici da Gianluigi, Radio Vacanze. Prendessi per mano questa idea di un amore lontano che
Lucca Comics. Anche quest'anno i cosplayer tornano a Lucca. Scrivi la tua storia manga con noi dal 30 ottobre al 1 novembre. 189 euro inclusi bus, hotel, mezza pensione e trasferimenti da e per la fiera. Oppure 139 euro solo hotel. Lucca Comics, dal 30 ottobre al 1 novembre. Ecco qua, questo è proprio quello che dicevamo prima. Facciamo prodotto, e questo è un prodotto della Viaggio e Vedo, dunque un prodotto che è rivendibile e acquistabile anche in tutte le agenzie del network in tutta Italia. Esatto. Questo è quello che volevamo dire prima. Ovviamente qui è sempre con me il mio amico Alessandro Martini. Facciamo i saluti al tuo figliolo, che non ci abbiamo pensato, voglio dire, è grande. Ha fatto 6 mesi, eccolo là. 2 giorni fa. Mi sembra il minimo, esatto. Ha ragione. Sì, già cammina. Gli aspetta una vita con questo potente padre. Fortuna che c'è Barbara. Ciao Barbara, sopportalo, perché ne vale la pena. Ne vale proprio la pena. Ti volevo fare i complimenti sulla scelta musicale. Ambiente Balera romagnolo. Mi piace anche quello. Piace anche quello. E devo dirti che ogni tanto qualcuno mi dice: ma negli anni '80 che musica ascoltavate? E io gliela metto su, poi ovviamente magari c'è qualcuno che dice: ma forse era meglio tornare agli anni presenti. Ma la radio anche questa è fatta da tante persone, in particolare quelle del 62, che magari si ricordano quando si ballava al tempo delle mele o cosa di questo tipo. Sì, ma io voglio ancora una volta tornare invece su una cosa che tu non sai. Qui da noi trasmette Danilo Chiaro, che è uno scrittore e racconta i libri e dà suggerimenti nel weekend attraverso questa rubrica. Danilo Chiaro, i libri del weekend. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Danilo Chiaro e benvenuti nella nostra solita rubrica Weekend con il libro. Questo spazio, come di consueto, ci viene gentilmente concesso dal nostro amico Gianluigi Leoni, lo speaker di Radio Vacanze. Anche quest'oggi, in questi pochi minuti, proporrò un libro che sarà letto al libro del weekend. Come al solito, il testo verrà scelto prendendo spunto da diverse motivazioni o influenze esterne, motivazioni che potranno essere di volta in volta differenti. Ad esempio, fatti che sono accaduti proprio nello stesso giorno negli anni passati, da un avvenimento importante o anche, perché no, da una ricorrenza o da un fatto curioso. Ricordando sempre che questo consiglio ovviamente non è soltanto da parte di uno scrittore, ma è soprattutto il suggerimento di un appassionato e grande lettore, e soprattutto un grande amante della letteratura. E allora inoltriamoci anche oggi nella nostra avventura, andando a scoprire quali sono gli avvenimenti più importanti che sono accaduti proprio il giorno 11 marzo. E partiamo con il lontano 1544, quando il giorno 11 marzo nacque Torquato Tasso, poeta e scrittore e drammaturgo italiano. Arriviamo al 1818, anno in cui Mary Shelley pubblica Frankenstein. Giungiamo al più recente 1985, anno in cui Mikhail Gorbachev diventa leader dell'Unione Sovietica. Il testo scelto si intitola Le parole sono pietre e l'autore non poteva che non essere Carlo Levi. Il libro inizia così. Così questa donna si è fatta, in un giorno. Le lacrime non sono più lacrime, ma parole. E le parole sono pietre. Così Carlo Levi parla della madre di Salvatore Carnevale, che è un sindacalista ucciso dalla mafia, in una delle più belle pagine di questo libro. Se in Cristo si è fermato a Eboli, l'autore, sempre dello stesso autore, ha descritto in modo mirabile la dolorosa condizione dei cittadini locali, qui valica lo stretto e riesce a darci, diciamo, un quadro di grande forza e bellezza di tutti i problemi siciliani. La grande capacità di questo autore è di appassionarsi ai problemi della gente debole, con la forza che gli nasce da un sentimento viscerale che lo porta naturalmente e con naturalezza a prendere le difese di chi è vittima di secolari ingiustizie ed è ridotto alla condizione di servo della gleba, in una società che paradossalmente è feudale in piena epoca moderna. Il libro in pratica è un diario attento, capace di scrivere in modo poetico e pittorico panorami meravigliosi, ma anche sa cogliere gli aspetti nascosti, le atmosfere, fatti una malinconia proprio di chi è senza speranza. L'arrivo in visita a Snello, che è il suo paese di origine, del sindaco di New York, rappresenta a prima vista un capitolo a sé stante, ma poi, con lo scorrere delle pagine, si comprende come anche il successo di uno che non riesce a costituire la speranza di un riscatto per gli altri. Ma ci si sente partecipi di una festa che offre in tutta la sua crudezza la realtà della loro condizione, e anche se nasce un entusiasmo è poca cosa che rapidamente svanirà.
Lei che ha viaggiato in lungo e in largo per l'isola ha toccato meti irridenti, città dall'apparenza moderna, ma che nascondono nelle periferie e al loro interno la vergogna di un mondo arretrato, misero di gente affamata, di bimbi scheletrici e in preda alla malaria. Questi contrasti sono tipici di quest'isola, in cui si può passare dalle ville patrizie con giardini paradisiaci a case vuote in paglia, senza nemmeno l'ombra di un albero. Diciamo che questa è una situazione di degrado che invece dovrebbe essere gridata, ma nelle parole di Levi non c'è nessuna retorica, c'è soltanto un animo sdegnato. Ed è proprio questa la peculiarità e la grandezza di questo autore, che è capace di vedere con gli occhi e con il cuore. Diciamo che in questo libro c'è anche molto del pensiero di Gesù Cristo, c'è quel desiderio di liberare gli oppressi dal loro giogo per costruire un mondo migliore. E questo con l'unica forza che è la chiave di ogni autentico rapporto umano, l'amore. Questo è un libro da leggere e rileggere, le sue pagine sono da centellinare, è un invito continuo alla riflessione, una sconvolgente realtà su cui è d'obbligo interrogarsi. Rigiornano di continuo immagini, analisi, situazioni perché queste parole sono pietre che non rotolano via, ma scavano e restano nel profondo di noi. Ora vi saluto calorosamente, invitandovi a commentare il libro del weekend sulla pagina Facebook di Viaggio e Vedo, ma soprattutto dandovi appuntamento al prossimo mercoledì con la nostra rubrica Weekend con il libro. Danilo Chiaro vi augura buon libro a tutti. Alessio, Dimmi, Gian. ma l'hai sentito le ultime novità di Radio Vacanza? No. Sono 4 volte che te lo dico. Me ne è andata l'odorino, Eh no, è un attimo, una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni. Put the memories aside and forget the magic times. How could I be satisfied? As I believe, as you make it feel so real, in the way that you appear, in the way you make me feel. But you are far from Chicago, far away from me. When you come around again, it's safe and sound. No more compromise, and I don't have to sit around and fantasize. Now everything's so right. I'll find you, I'll always be behind you, and I will always guide you, and I will always catch you if you fall. I love you, I'm always thinking of you, can never get make it through it all, and I will conquer anything. I'll keep you safe under my wing, get you through the darkest night. And never mind these bitter tears, 'cause I can wait 1,000 years. Future never seems so bright. Back at where I've been, now I know where to begin, now I know what lies within. So come along, 'cause I never felt this strong. Now I feel that I belong, I can differ right from wrong. But you are far from Chicago, you're so far when you come around. Again it's safe and sound, no more compromise, and I don't have to sit around and fantasize. Now everything's alright. I'll find you, I'll always be behind you, and I will always guide you, and I will always catch you if you fall. I love you, I'm always thinking of you, can never get enough of you, oh no.
I keep you safe under my wing, get you through the darkest night. And never mind these bitter tears, 'cause I can wait a thousand years. The future never seems so bright. Radio Vacanze non è ascoltato. Ehi. In quest'epoca dove il turismo non funziona, io, Silvio Berlusconi, credo tanto nelle agenzie di viaggio, in particolare Viaggio e Vedo, dove io prenoterò personalmente un bel viaggio in Egitto. E io dico, caro Gianluigi, solo ci vogliono 4 charter per me, per le mie donne, altrimenti non ce la farò mai. Viaggio e Vedo, un nome, una garanzia. E grazie Presidente per aver detto una cosa del genere. Qui c'è anche Alessandro che è stupito dalle parole del Presidente, cioè non ce l'aspettavamo, lui che era appassionato di turismo. No, infatti. Vero, eh? Poi, no. Specialmente il charter con le 4 donne lì. Beh, sì. 4 charter per le sue donne, insomma. Allora, carissimi amici e colleghi dell'agenzia OTN, ricordate ai vostri clienti che anche Berlusconi si è speso per una delle agenzie. Speriamo che però siano della fazione giusta, altrimenti dite soltanto che era passato lì per sbaglio e magari voleva stringere simpatia. Ecco, questo conviene magari. Che dici? Beh, sì, diciamo, non è che è una persona proprio. Non lo so, poi vabbè, ma noi simpatica, sì. Ecco, poi magari ci fermiamo qua. Noi ci interessa poco, insomma. Ecco, invece volevo parlarvi della nostra amica Costanza De Palma, che praticamente è una educatrice cinofila, sì, diciamo degli amici a 4 zampe, anche se per me è più difficile addestrare quelli a 2 che quelli a 4, però diciamo che lei è una delle persone con cui ci si può relazionare, soprattutto ha un bellissimo sito dove prendere i consigli di come trattare gli amici a 4 zampe, anche come andare in vacanza con loro. E adesso come riusciremo a entrare in contatto, però vi riproporrò la sua intervista che ci ha lasciato. Intanto volevo anche parlarvi di una cosa che avevamo promesso fin dall'inizio, di parlare di Parigi, perché in questo momento molti di noi stanno andando approfittando delle promozioni che sta facendo l'ente del parco, con cui anche Alessandro Giù. Allora ragazzi, bisogna dire che per arrivare a Parigi, come è possibile, in diversi modi, dalle compagnie low cost alle compagnie invece di linea, diciamo a snocciolare le differenze. E qui chiamo anche a mio supporto, no, a mio amico Alessandro, per raccontare appunto com'è possibile avere differenze, intanto da dove si parte e dove si atterra. Beh, logicamente l'aeroporto d'arrivo da un low cost su Parigi è un po' più distante rispetto al volo di linea, però diciamo che il viaggio comunque può essere piacevole anche con sul pullman dall'aeroporto a Parigi o dall'aeroporto al parco, perché vedi comunque cose nuove. Diciamo che se uno è abituato a viaggiare in un certo modo, forse consiglia un po' più la linea. Esatto, perché chiaramente offre più offerta sulla base dell'operativo giornaliero. Operativo, bagaglio, eccetera. Certamente. Eccetera, e poi atterra l'aeroporto principale, che è più servito rispetto agli altri. Parlando poi invece del parco, bisogna ricordare che non, quando si dice gli alberghi sono nel parco, in realtà non è proprio così. Non è proprio così. Gli alberghi tipo il Disneyland, che è la cornice principale, l'albergo a 5 stelle della struttura di Parigi, è quello che la fa da cornice, proprio come se fossero le mura del parco d'ingresso. Poi intorno ci sono tutte le altre strutture, a cominciare dal New York, a cominciare poi a seguire con Newport, e poi ancora il Santa Fe, il Sequoia Lodge. E qua. Ognuno ha tema. E chiaramente, per dire, Newport ricorda un po' la costa del New England, Cape Cod, quella realtà lì, ed ha specialità di pesce, perché in quell'area si cucinano le aragoste. Mentre lobster, come dicono quelli. Lobster. Ho anche l'amico americano qui. Yes. Dopodiché possiamo parlare del Santa Fe con specialità messicane, e a me invece quello che piace è quello di Bubu, Yogi Bubu. Ah sì. Eh certo,
C'è Guaya Loggia che invece ha specialità di carne ed è molto adatto anche ai bambini, che ricorda un po' un parco avventura. Ecco, anche in queste cose scegliere è importante. Perché? Perché praticamente permette alla famiglia avere la condizione di ciò che si va a prendere. Per esempio, molti chiedono la colazione con i personaggi Disneyland. Bene, bisogna dire che non tutti gli alberghi hanno all'interno la colazione. Certo. Perciò quelli, diciamo, di categoria inferiore, come il Sequoia Lodge, scusate, no, come dico bene, no, sì. Sequoia Lodge e Newport Bay invece ce le hanno all'interno. Se tu invece stai al Santa Fe, che è quello di categoria 2 stelle, la colazione con i personaggi Disneyland la vai a fare in questi alberghi, ti devi spostare. Però l'importante è che quando uno lo sa, certo, è tranquillo. No, mentre partire sempre comunque, esatto, con una cosa un po' importante, scegli, anche perché lo stesso pernottamento comunque diventa comunque un'esperienza, è un'altra cosa, no? certamente. Ecco, qui, ecco, queste sono le piccole cose che in realtà danno la differenza tra essere informati e consapevoli o no. Per esempio, le famiglie molto numerose, Disneyland mette a disposizione il David Crockett Ranch, però bisogna dire che non c'è il servizio navetta, dunque uno o ha la macchina per andare al parco oppure no, rimane, ecco, diventa un problema. Allora, spiegarle queste cose permette alla persona di scegliere con consapevolezza e ovviamente trovare la formula più adatta magari alle persone stesse, perché non sembra, ma se tu sei in 4 o 5, se solo devi pagare le navette per fare avanti e dietro, certo, il treno, alla fine vai a sommare, forse ti conviene prendere la macchina a noleggio e certo, avere più la libertà. È una cosa interessante. No, mi collego a quello, tutto ciò che stai dicendo, perché anche magari chi non è del settore, no? Cioè, certo, gli ascoltatori, certo, comunque, ci sono, che un po' sono tutti dei viaggiatori, certo, che magari abituati ad andare da soli, no? Nei meandri di internet a prenotare, forse, ecco, queste sono proprio le, i motivi le chicche, per cui recarsi chicche, in un'agenzia di viaggi con una consulenza specifica su quello che è il proprio viaggio, giusto? È la consulenza che poi è gratuita ed è presente, esatto, quella è la differenza. Com'è che dice? Vai nel mio call center, yes, e poi tu fai 10 volte l'899, gli dacci 50 euro e sei, sì, tanto felice. Ma guarda, così, ti posso dire, faccio un esempio, io su Facebook, no? Ho visto un mi piace, una richiesta di mi piace su un sito che adesso non sto qui a dire. Nei commenti facevano delle domande, chiedevano informazioni sui voli. La risposta era copiata e incollata sempre dall'assistente. Quindi questo ti fa capire che comunque chi sta dall'altra parte non è effettivamente preparato magari a una consulenza, ma più diciamo orientato alla vendita, okay? certamente. Cioè, l'agenzia di viaggio è sostanzialmente ha bisogno l'agente del di viaggio, cliente, ha bisogno del passeggero, e a quel, certo, punto diventi un consulente, esatto, diciamo, come al solito dico sempre io, facciamo le domande giuste alle persone giuste e questo dà sicuramente una cosa differente. Bene, allora, carissimi amici, torniamo alla nostra amica Costanza Di Palma e le sue amici a quattro zampe. Costanza, illumici come ci dobbiamo relazionare con i nostri amici a quattro zampe. Buongiorno a tutti, oggi ci occuperemo delle eliminazioni inappropriate, ovvero lo sporcare in casa. Allora, i nostri amici a quattro zampe spesso sporcano in casa, ma questo non è per colpa loro, è per colpa nostra, perché abbiamo dato indicazioni sbagliate. Molto frequentemente si sente dire che per non farlo sporcare in casa bisogna picchiarlo con un giornale arrotolato, oppure ancora peggio, mettergli il muso sulla pipì. E non c'è cosa più brutta. Gli animali non hanno una loro dignità e che noi spesso dimentichiamo. Si può intervenire invece con piccoli accorgimenti sia sul cane che sul gatto per estinguere il comportamento delle eliminazioni inappropriate, ovvero lo sporcare in casa, e dopo però aver escluso dal nostro veterinario di fiducia un disturbo organico. Dobbiamo sapere che il cane all'età di 3 mesi è perfettamente in grado di controllare il proprio sfintere e quindi di gestire i bisogni. Perciò la scorretta abitudine di sporcare in casa è dovuta all'errata educazione, a volte traumatica, o alla marcatura del territorio. Per quanto riguarda l'errata educazione, il rimedio è rieducare il cane nei momenti in cui è più stimolato a espellere i propri bisogni, cioè dopo aver dormito, mangiato, bevuto, giocato o rosicchiato.
e dopo ciascuno di questi eventi andrebbe portato fuori per i bisogni. Spesso tutto ciò non è possibile, quindi è preferibile dividere in più porzioni il pasto e farlo bere e portarlo subito fuori. Mai punirlo o sgridarlo né pulire in sua presenza. Allora, punirlo o sgridarlo non bisogna farlo perché sarebbe un ulteriore trauma per il nostro pet. Pulire in sua presenza non va fatto, in quanto il cane, quando in passeggiata urina, che cosa succede? Che arriva un altro cane, annusa i propri bisogni del nostro cane e rimarca sopra. Quindi, se noi troviamo la pipì del nostro cane e noi ci accovacciamo per pulire, il cane non capisce che stiamo pulendo, ma che stiamo annusando, e quindi prendendo atto di quello che ha fatto e non rimarcando sopra, ovviamente, ma pulendo, noi diamo il benestare al nostro cane di rifarlo nuovamente. Cosa poi fondamentale è pulire senza utilizzare la candeggina e l'ammoniaca, che troppo spesso vengono utilizzate per disinfettare e pulire a fondo la parte sporcata. Questo è errato, in quanto sia che la candeggina che l'ammoniaca sono a base di azoto, che è appunto un elemento chimico presente nell'urina. Quindi, invece che andare a pulire, noi enfatizziamo maggiormente, rimarchiamo maggiormente la parte sporcata dal nostro cane. Ecco perché la maggior parte dei proprietari notano particolare accanimento su alcune zone della casa rispetto ad altre dal proprio cane. Per quanto riguarda l'esperienza traumatizzata, come la botta appunto sul muso con il giornale, bisogna recuperare la fiducia del nostro amico a quattro zampe. Quindi, ogni volta che fa i bisogni fuori, quindi urinare e defecare, va premiato il cane o con un bocconcino appetitoso, o con un bravo, o con una carezza. Se le eliminazioni sono invece delle vere e proprie marcature, si ha un problema gerarchico che il più delle volte viene risolto con l'aiuto di un comportamentalista. E sarebbe il caso di notare se le eliminazioni del nostro cane sono disseminate in luoghi ben visibili, e se appunto l'eliminazione viene fatta sempre e solo in assenza del proprietario, o saltuariamente, oppure sia in presenza che in assenza del proprietario o in particolari occasioni della giornata. Poi sarebbe opportuno vedere se appunto è una questione di patologia comportamentale o soltanto una disfunzione ormonale da parte del nostro cane. Basta con i fuoripista, vai dritto al traguardo. Radio Vacanze ti porta in settimana bianca. Hotel Sant'Anton, Bormio, dal 14 al 21 febbraio, 8 giorni e 7 notti, 550 euro a persona. Tutto incluso, anche le mance. Portaci il tuo bambino, è nostro ospite fino a 10 anni. Hai visto quanti bei consigli ci ha dato la nostra amica? Eh sì. Te l'aspettavi? È una gran brava persona. La cosa dell'ammoniaca è veramente... E di quante cose si imparano condividendo le cose. Ora voglio farti sentire, sulla base di questa musica. Questa l'ha creata Nico Don Francesco, un mio carissimo amico, e l'ha composta per il suo gatto. Sì, sì. Miau Dance. Miau Dance, poi glielo dico se la può chiamare così, Miau Dance. Però è bello tornare, una persona che torna a casa, un artista, dopo una giornata di lavoro, si mette là, prende la chitarra, guarda il suo gatto e comincia a comporre. E l'idea è un po' stravagante, però anche questi sono gli amici di Radio Vacanze. Bene, io volevo parlare del giubileo che faremo a Roma e qualche altra dritta, sempre per dare un motivo per continuare a, diciamo, a seguire Radio Vacanze in tutte quello che sono le sue sfaccettature. E credo che sia una cosa interessante sentire questa lettura. Volevo farvi sentire una fatta da Alessio, che con me qui in trasmissione ha contribuito in questa maniera. Sentite che una cosa che magari le persone non conoscono: Palazzo Corona raccontato da un attore.
Alessio, grazie. In uno dei palazzi patrizi più maestosi del mondo, dove si apre una galleria che non ha nulla da invidiare ai grandiosi saloni di Versailles, i principi Colonna conservano l'appartamento della principessa Isabel esattamente com'era quando lei era ancora in vita. Qui è possibile ritrovare la stessa atmosfera raccolta, la stessa cura nei dettagli e l'attenzione a non spostare le foto di famiglia, accanto alla celebre collezione che raccoglie ben 37 vedute di Van Vitelli. E non è l'unico primato di questi ambienti, che si trovano nel piano terreno del palazzo sorto sulle fondamenta dell'antico tempio di Serapide. Una delle poche tracce del santuario romano è un coccodrillo in porfido che accoglie il visitatore all'inizio di quella sequenza di saloni dove si sono alternati celebri artisti come il Pinturicchio, il Pomarancio e il Cavalier Tempesta. Il pavimento dell'appartamento è solo in parte quello antico alla veneziana, visibile nella sala della fontana. In tutti gli altri saloni, infatti, la principessa ha sostituito il rivestimento tradizionale con il lucente marmo orientale, ispirata forse dalle sue origini libanesi. Giovane figlia di banchieri maroniti, Isabelle si innamorò del principe Marcantonio, che la portò in Italia, dove seppe inserirsi con successo nella società romana, all'epoca alle prese con l'ascesa di Mussolini. Grande dama di corte, intelligente, colta, conservatrice nel senso più puro e coerente, dopo la caduta della monarchia si era trovata a sostituire Maria José come regina supplente, offrendo ricevimenti regali, cui erano ammesse unicamente teste coronate e fra i borghesi soltanto finanzieri e banchieri, purché ovviamente non fossero divorziati. Così la ricorda Laura Laurenzi sul quotidiano La Repubblica del 18 novembre 1984, in occasione del suo funerale. Negli ultimi anni di vita il suo appartamento si era trasformato in uno scrigno di tesori che amava mostrare soltanto agli amici più intimi. Al muro è ancora visibile il baldacchino con il simbolo di famiglia. Al centro delle stanze si trovano le console in legno dorato dove turchi incatenati ricordano la celebre battaglia di Lepanto del 1571 con cui Marcantonio Colonna fermò la minaccia dell'invasione musulmana. Uno dei pezzi più rari è l'orologio notturno dipinto, custodito tra due bauli all'antica nella sala della fontana. All'interno un meccanismo silenzioso muove i numeri retroilluminati da una candela. Poco più in là, uno strano divanetto doppio che gli esperti chiamano confidenza ricorda i numerosi incontri che devono essersi consumati tra queste mura per oltre 600 anni. In questi salotti aleggia ancora la presenza di altre due celebri donne di famiglia, Maria Mancini, di cui è conservato il ritratto ad opera di Simon Vouet, pittore alla corte di Luigi XIV di Francia, e Olimpia Panfili, evocata dalle colombe col ramo d'ulivo dipinte sui soffitti dei primi saloni dell'appartamento. La prima, nipote del potente cardinale Mazzarino, raccontò nei suoi diari le disavventure della sua infelice relazione con Lorenzo Onorio Colonna, da cui era fuggita. Per ottenere il suo rientro a Roma, lui le chiuse le porte di tutti i salotti d'Europa. Triste epilogo di una relazione iniziata sotto i migliori auspici, come dimostra il soffitto dipinto da Giacinto Gimignani, in cui si assiste all'incontro tra una colonna antica e una coppia di pesci, simbolo araldico dei Mancini. Eppure, per un certo periodo di tempo, Lorenzo Onorio e Maria devono essere stati felici. Maratta e Duguay li hanno addirittura ritratti nelle vesti di Venere e Paride, come forse spesso si erano mostrati nei famosi balli in costume che amavano organizzare. Nella parete accanto al loro doppio ritratto in costume, Jean Bruegel il Vecchio ha lasciato 9 piccoli paesaggi fantastici, dipinti su rame per far risaltare il calore dei rossi e il nitore cristallino degli azzurri. Solo un altro dei tanti tesori nascosti in questa dimora, che rivela come spesso si possa convivere tranquillamente a contatto con assoluti capolavori. Radio Vacanze, Viaggio e Vedo presentano Roma più Roma. Soggiorni da 1 a 3 notti, sistemazioni in bed and breakfast e alberghi scelti da noi, passeggiate romane, tour in Ape Calesino o auto storiche, degustazioni di piatti della vera cucina romana e l'esclusiva possibilità di partecipare agli spettacoli del teatro romanesco Tirso de Molina. Il tutto a partire da 99 euro a persona. Un vero giubileo. Caro Alessandro,
su queste note molto belle di Pietro Romano, la canzone bella di Roma, ci avviamo a chiudere questa puntata che è stata bellissima, mi ha fatto piacere condividerla con te. Ringraziamo Alessio che è stato qui con noi e diciamo anche a portare il suo contributo. Grazie Alessio per ancora tutto quello che fai e ovviamente noi vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, ringraziando tutti gli amici, dei colleghi di Open Travel Network. E il mio invece personale saluto va anche alla Brigata Trentina che il 3 e 4 di ottobre racconterà i suoi ragazzi. Dunque, meglio di così non poteva andare. Un abbraccio a tutti da Gianluigi Radio Vacanze e da Alessio Maria Maffei e da... Ciao a tutti, alla prossima, un abbraccio, ciao.